Radio Caffè Criminale presenta Giallo Criminale. Ed eccoci qui, buonasera, bentornati a Radio Caffè Criminale e a Giallo Criminale. Noi siamo puntuali, siamo sempre, come dire, lo vedete, potete sistemare l'orologico, noi insomma siamo cronometrici, quindi va bene. E stasera è un'altra di quelle nostre puntate di grande spessore, di grande interesse, non soltanto per l'argomento, che sono sempre abbastanza importanti, ma soprattutto per gli ospiti, perché abbiamo un ospite eccezionale, che adesso vi dico chi è e capirete quale importanza ha nel campo e nell'argomentazione di cui stiamo per parlarvi stasera. Allora, oggi naturalmente mercoledì 19 gennaio 2022, quindi un fa freddino fuori, vabbè, insomma, quindi ce ne stiamo al caldo e ascoltiamo queste cose interessantissime e le ascolteremo naturalmente le parole del nostro ospite stasera, che è Piero Provenzano. Buonasera Piero. Buonasera a voi. Ecco, grazie a te innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E chi è Piero Provenzano? Lo conoscono tutti, tranne magari quelli non addetti ai lavori. Ma Piero Provenzano è un personaggio importante, innanzitutto è un consulente investigativo, quindi parliamo stasera della professione dell'investigatore privato. Attenzione, ripeto, stasera parliamo della professione dell'investigatore privato. Chi meglio di Piero Provenzano, che ha militato tanti anni, attualmente ha una carriera molto lunga dal punto di vista professionale come investigatore, ma ha militato per tanti anni in un'organizzazione importante e ha collaborato addirittura alla stesura dell'attuale legge sugli investigatori privati. Piero, allora io stasera ti devo, come dire, bombardare di domande e naturalmente ti lascio la parola. Chi sono gli investigatori oggi in Italia, Piero? Allora, intanto ripeto, grazie ancora dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, chi è l'investigatore privato in Italia? L'investigatore privato è un soggetto che, in presenza di determinati requisiti che l'appunto citato, come citavi tu, di questa riforma del DM269 del 2010, individua quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi che questo investigatore deve avere, che appunto dicevo, in presenza di questi requisiti ottiene un'autorizzazione di polizia, che più specificatamente è una licenza rilasciata dal prefetto competente territorialmente, che lo abilita, lo legittima, lo autorizza a svolgere investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati. Ecco, scusa Piero, ti interrompo un attimo. Tu hai aperto, diciamo, un ventaglio di attività, hai detto raccolta di informazioni, ricerche, investigazioni, quindi è un ventaglio di attività che l'investigatore può svolgere su incarico, ma attualmente deve essere munito di licenza. Abbiamo parlato appunto che necessita avere una licenza. Ora entriamo veramente nel dettaglio, perché insomma i giovani che ci ascoltano, noi siamo una radio, come dire, non dico generalista, perché non lo siamo, siamo piuttosto un settore, siamo di nicchia e partiamo, diciamo, una radio che è molto seguita dai criminologi italiani, però ci ascoltano anche tantissimi, tantissimi giovani, quindi addetti ai lavori e non addetti ai lavori. Quindi stasera ci rivolgeremo principalmente ai non addetti ai lavori, poi se vogliamo parleremo anche agli addetti ai lavori. Ecco, allora abbiamo detto che è un soggetto che deve avere una licenza, e poi entriamo nel come si ottiene la licenza e quali sono i requisiti indispensabili e necessari. Allora, vediamo un po' cosa fa l'investigatore, Piero. Cioè, oggi in Italia, ora poi voglio parlarti anche dell'entrata in vigore di oltre 30 anni fa del, che continuiamo a chiamarlo, nuovo codice di procedura penale, ma in realtà di nuovo io direi stantio ormai, dopo più di 30 anni, perché nell'89 sono passati più di 30 anni, è vero Piero? Allora, assolutamente.
Prima domanda, cosa fanno o cosa facevano gli investigatori prima di arrivare all'89? Cosa fanno e cosa facevano gli investigatori, Piero? Ma diciamo che l'attività dell'investigatore è sostanzialmente si concretizza e si è sempre concretizzata nel raccogliere delle informazioni, poi nelle varie modalità e per le varie finalità. Quindi l'investigatore negli anni precedenti, prima della tua citata riforma e di quello che oggi è l'investigatore più moderno, veniva spesso relegato a quelle che erano le attività più tradizionali, che erano i problemi nell'ambito del diritto familiare, quindi l'infedeltà coniugale, il controllo di figli minori o eventuali problematiche che potevano essere connesse anche al mondo aziendale, nell'accertamento su comportamenti di dipendenti infedeli, ma e soprattutto magari nell'informazione commerciale, cioè raccogliere informazioni che erano sostanzialmente di carattere amministrativo, economico, finanziario, finalizzate alla riduzione del rischio del credito, quindi tutte quelle informazioni che erano propedeutiche alla concessione da parte di una banca, di una finanziaria, della concessione di un credito o in caso di credito già concesso e problematiche sulla riscossione dello stesso, venivano acquisite tramite investitori, questi viene tuttora acquisito, informazioni per poi esercitare quel diritto di recupero del credito, quindi portare in sede giudiziaria con informazioni per poi riscuotere il credito dovuto. Prima della riforma l'investigatore sostanzialmente si muoveva ed era legato a questi ambiti sostanzialmente, il diritto di famiglia da un lato dal punto di vista dell'investigazione pura e l'acquisizione di informazioni nell'ambito economico-finanziario, le cosiddette informazioni commerciali. Ecco, sì, esatto, sì, infatti appunto prima della riforma le attività principali di un investigatore privato erano quelle che appunto ha espresso in questo istante, pochi istanti fa, Piero Provenzano. Sentirete Piero Provenzano, perché è veramente una persona che ha una conoscenza profondissima della materia, è una materia complicatissima per tanti aspetti. Molto, e poi è una materia molto attenzionata anche da parte del Ministero degli Interni, che è ancora oggi demandato ad avere la titolarità dell'attività, le attività legate alle investigazioni private. Piero, allora il testo unico, parliamo del testo unico, l'articolo 134, perché di questo si parla. Lo vogliamo analizzare, cercheremo di fare un ping pong io e te, perché siamo due del mestiere, due che conoscono questa materia, e cercheremo fra me e te di eviscerare questo articolo 134 e di questa situazione anche secondo me abbastanza inconsueta, cioè quella delle attività legate, questo articolo 134 che lega gli investigatori e le guardie giurate. È paradossale, ma è così, è vero Piero? Sì, dirlo lo lega è un po' impropriamente, che il vero problema che gli istituti di vigilanza, quindi le guardie giurate e le investigazioni private sono disciplinate allo stesso articolo, e questo è il primo punto che forse può creare in alcuni momenti una sovrapposizione o una non chiarezza delle competenze. La norma di riferimento è appunto il testo unico di pubblica sicurezza, che il 134 rientra tra cui dicevo le autorizzazioni di polizia, quindi tutto ciò che è connesso a quella fattispecie di autorizzazione. E il problema, come dicevo, che il 134 disciplina entrambe le attività e soprattutto nella parte del regolamento di attuazione, in maniera più concreta prima della riforma di cui poi parleremo, che tu hai prima citato, spesso venivano sovrapposte queste due figure, quindi non era chiaro quando il regolamento di attuazione al TUP si riferisse alle investigazioni e quando alle vigilanze, quindi alle guardie giurate, e questo negli anni ha creato una serie di problemi, di confusioni, di malintesi, ma dalla stessa pubblica amministrazione, le stesse prefetture
alcune prefetture addirittura obbligavano inizialmente alcune agenzie investigative che assumevano il personale per le investigazioni a decretarle guardie particolari giurate, sbagliando, perché poi questo è stato negli anni chiarito. Però chiaramente quella norma unica e quel regolamento attuazione unico spesso portava a sovrapposizione e confusione dei due ruoli, che invece ormai nel tempo, quello che vedremo, si sono nettamente distinti ormai. Sì, esatto, questa è, io, per mio, è una sorta di commistione legata a un articolo che è nato nel, appunto, è nato nel 1931, ecco, ricordiamolo, stiamo parlando di un'epoca molto remota dove sì, insomma, si viaggiava ancora con le carrozze e avevamo il lume a petrolio, caro Piero, quindi assurdo, è vero. Noi avevamo necessità di, avremmo, uso il condizionale, avremmo avuto necessità di una riforma forse completa, tu ricorderai, io sono stato, tra parentesi, come dire, anche un po' una mosca cavaldina, no? Ho rotto un po' le scatole, come diceva appunto, Socrate di Platone, anzi Socrate diceva: se io sarò la mosca cavallina che deve tenere sveglia la cavalla Atene, e io ho cercato di essere da parte mia un po' la mosca cavallina per cercare di tenere sveglia la cavalla colleghi investigatori. Vedi, io parlo con te perché tu sei un professionista molto apprezzato, molto serio, ed è piacevole avere a che fare con persone come te, Piero. Non voglio dire che abbiamo fatto l'Italia e ora dobbiamo fare gli italiani, ma insomma penso che un certo salto, come dire, pindarico, o un certo salto qualitativo, la categoria, diciamo, dal 1934 a oggi sarebbe opportuno, dal 1931 a oggi sarebbe opportuno che la si faccia in qualche maniera. Poi parleremo anche eventualmente di corsi universitari, perché vedete l'argomento, cari signori che ci ascoltate questa sera, l'argomento è molto interessante e naturalmente molto complesso e ha delle implementazioni molto particolari. Quindi 134, indissolubilmente, stasera non mi vengono le parole, tra le guardie giurate e gli investigatori. Sì, è vero, c'è stata una sorta di confusione, vero Piero? Qualcuno interpretava la investigazione come se fosse una sorta di attività di guardie giurate, e le guardie giurate interpretavano la norma come fosse una sorta di 007. Insomma, c'è un po' di un casotto in questo caso, Piero. È finito? C'è ancora? No, diciamo, c'è ancora qualche residuo di questo. Diciamo che la riforma del 2008, no, che se tu vuoi ritieni magari così accenno e illustro, ha un pochino, diciamo, chiarito e definito le due specifiche attività. Chiaramente, come dici giustamente tu, noi parliamo di un regio decreto del 1931, quindi non c'è dubbio che la situazione ottimale la si avrebbe abrogando quella norma e riscrivendo l'ex novo. Chiaramente il legislatore del 31 non poteva minimamente immaginare o sospettare quello che poi sarebbe stato l'investigatore che è oggi, o quello che avrebbe avuto l'evoluzione, la vigilanza, che una volta si intendeva quasi vigilanza campestre, cioè nel senso erano dei soggetti che venivano messi a controllare le fattorie degli immobili in maniera così molto approssimativa e senza, diciamo, un regolamento di attuazione vero. Non poteva nel 31 immaginare quella che sarebbe stata l'evoluzione delle due categorie, e non poteva chiaramente con quello strumento poter pensare, disciplinare quelle che sono le esigenze di quelle categorie, perché oggi chiaramente è indiscutibile che la normativa nell'ambito delle investigazioni rispetta oggi quello che è l'investigatore, quello che sono le agenzie investigative, e come si è allargato il campo di applicazione dell'attività investigativa privata non trova assolutamente riscontro in una norma del 31. Quindi non c'è dubbio che qualcosa è stato fatto, quindi la riforma del 2008 ha in qualche modo aiutato, però si è sempre messo una pezza su uno strumento vecchio. No? Sono sempre stato promotore dell'idea dell'abrogazione della,
dell'attuale normativa e della, diciamo, creazione di una norma assolutamente nuova. Chiaramente questo noi ci abbiamo anche provato, però questo comporta avere anche degli strumenti normativi idonei, vuol dire a quel punto fare una legge, quindi non intervenire con un decreto ministeriale, quindi con uno strumento smussato, ma con una nuova legge, e quindi con un'attività che non può prescindere dal Parlamento, non può prescindere dalle forze politiche, non può prescindere da una volontà politica di affrontare il problema e con tutto l'iter che questo comporta. Però io sono totalmente d'accordo con te che la cosa ideale, noi abbiamo cercato di mettere una pezza su qualcosa che comunque è a monte, diciamo, non idoneo come strumento. Eh sì, il rischio infatti è che la toppa sia peggiore del buco, questo è, purtroppo capita in Italia, siamo abituati un po' in Italia a cercare di fare un po' all'italiana. Piero, negli altri paesi la normativa che riguarda le investigazioni, perché l'investigatore privato non è una, come dire, prerogativa soltanto italiana, oppure soltanto o londinese come tutti pensano a Sherlock Holmes, va bene? Io pochi giorni fa ho dato lezione all'Università di Firenze, ho un master di criminologia, e l'ho lasciato a bocca aperta perché tutti pensavano a Sherlock Holmes come l'investigatore, quando in realtà la norma, le investigazioni sono molto più antiche, perché addirittura risalirebbero molto prima del personaggio di cui ti sto per parlare in questo istante, che era appunto Cicerone. Incredibilmente Cicerone, grande avvocato, ma nessuno, pochi sanno veramente che lui faceva l'avvocato, ma faceva anche l'investigatore, quindi le professioni sono, diciamo, per certi aspetti molto simili o molto, come dire, molto unite, sia quella dell'avvocato che dell'investigatore. Però ci arriviamo a questa cosa qui. Io volevo dirti, appunto, ti chiedevo, le norme europee o internazionali, andiamo qui vicino a casa, andiamo agli inglesi, francesi, gli spagnoli, come funzionano le cose negli altri paesi, Piero? Ma guarda, il problema vero è che in questa materia, io parlo ad esempio nell'ambito europeo, questa materia viene affrontata, vi è una direttiva europea che parla di quello che è l'attività di sicurezza. Perché parlo di attività di sicurezza? Perché, come anche il 184 lo dimostra, tutto lo dimostra, le investigazioni sono parte del comparto, scusate il gioco di parola, della sicurezza complementare. E quindi tutta l'attività di sicurezza è disciplinata a livello europeo da una direttiva, e come voi sapete la direttiva deve essere recepita e lo Stato membro deve legiferare con un proprio atto normativo, con una propria legge, adeguandosi e ispirandosi alla direttiva europea. Questo cosa vuol dire? Che non c'è necessariamente un'uniformità all'interno della comunità europea. Ci dovrebbero essere delle similitudini, in quanto la direttiva traccia dei solchi al quale gli stati devono adeguarsi, ma non è detto che questo avvenga. Voi pensate, quando io parlavo della riforma del 2008, la riforma del 2008, rifacendomi a quello che dicevi tu prima, perché dico deve esserci prima una volontà politica, la riforma è stata fatta nel 2008, non è stata fatta per una volontà politica di riqualificare le investigazioni, ma arriva da un obbligo, in quanto nel dicembre 2007 il giudice europeo sanziona l'Italia in materia di sicurezza, quindi anche in ambito di investigazione, perché la sua normativa non è adeguata alla direttiva europea, soprattutto agli articoli 43 e 49, quei principi di libero stabilimento e libera prestazione di servizi. Questo cosa vuol dire? Che l'Italia, trovandosi costretta entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento del giudice europeo a dover modificare la normativa e adeguarla alla direttiva per non incorrere in sanzioni pecuniarie, provvede prima con un decreto legislativo, quello del 59, e poi con un DPR, quello dell'agosto 2008, il 153, modificare il regolamento, quindi modifica la legge, il TULS nella parte dell'investigazione e della vigilanza e il regolamento, ma solo per potersi adeguare e non incorrere nella sanzione europea. Quindi come era dimostrazione di come è lontana la volontà politica di invece di riformare
la normativa, ma era solo di mettere una pezza, come hai detto giustamente tu, su qualcosa che magari potrebbe anche essere addirittura peggiorativo. E quindi questo cosa vuol dire? Che essendo una direttiva e non un regolamento che disciplina questa materia, abbiamo anche all'interno dell'Europa una varietà di situazioni normative. Ci sono degli stati che hanno adottato e si sono adeguati alla direttiva europea del libero stabilimento, libero stazione, e hanno adottato anche loro una normativa che bene o male è similare alla nostra, nel senso che rientra anche quella tra le autorizzazioni di polizia, ma molto meno stringente della nostra. Molto, io penso che la nostra sia da un lato la più evoluta o involuta, dipende da che parte vogliamo vederla, ma sicuramente quella che maggiormente entra nella specificità dell'attività, mentre le altre norme sono negli altri stati ci sono delle autorizzazioni che vengono concesse a seguito di un'istanza, vengono concesse dall'organismo di polizia, e queste autorizzazioni però a differenza della nostra sono molto generiche e si fermano lì, cioè viene autorizzato il soggetto a svolgere investigazioni e spesso anche attività di sicurezza nello stesso decreto, no? E quindi sicuramente non entra nel merito, nel dettaglio delle modalità di svolgimento dell'attività, nell'attività di controllo ispettivo come abbiamo fortissimo noi nelle nostre licenze, dove l'attività ispettiva demandata alle questure è molto invasiva, dove gli adempimenti sono molto invasivi, no? E spesso limitanti anche dell'attività investigativa. Quindi c'è un problema di varietà all'interno già dell'Europa di norme che disciplinano questa attività, ma sicuramente quella più pregnante, quella chiamiamola più invasiva, è sicuramente quella italiana. Negli altri stati c'è molto più libertà, in alcuni stati addirittura non esiste neanche, ad esempio, se non ricordo male, in Spagna loro hanno già da prima di noi l'obbligo della laurea, però hanno l'iscrizione in questa sorta di albo e hanno una, diciamo, viene maggiormente riconosciuta una libertà d'azione da parte dell'investigatore. Ecco, Piero, una domanda. Nel caso specifico della Spagna o di altri paesi, le attività diciamo investigative sono, come dire, tutelate o controllate, forse è più giusto dire controllate dai vari ministeri dell'interno, ora in Spagna si chiama magari in maniera diversa, o dal Ministero della Giustizia, che da noi una volta si chiamava Ministero di Grazia e Giustizia. E rientrano in quel campo, diciamo, perché dico questo? Perché tu sai, Piero, che io ho una sorta di idiosincrasia nei confronti della sicurezza. Io ho cercato da sempre di fare l'investigatore, non dico puro perché è una parolona, però ecco, diciamo, ho sempre distinto le attività di investigazione con quello che riguarda la sicurezza. Importantissime, per carità, sono tutte attività che secondo me devono, come dire, esistere, però sarebbe stato opportuno avere due scatole diverse, una riguardante chi si occupa di sicurezza e chi fa investigatore, chi fa l'investigazione o fa l'investigatore. Poi nel campo di questi due settori, cioè abbiamo una sicurezza, tutto quello che riguarda gli steward, i vari guardianaggi di vario tipo, vari portieraggi di vario tipo, vabbè, questo non è il mio campo, certo, quindi non ne parlo. Nel campo invece dell'investigazione potevamo dividere eventualmente le due categorie, quella riguardante, diciamo, le investigazioni, tu hai accennato prima quelle che riguardavano il diritto di famiglia, e quelle che, dove poi parleremo, quelle riguardante le indagini difensive penali. Cose, due settori molto delicati e molto importanti, soprattutto l'ultimo di cui ho parlato, quello penale. Certo. Quindi, non lo so, Piero, negli altri paesi sono i ministeri che si occupano degli investigatori, sono gli stessi ministeri, come dire, equipollenti a quelli del Ministero degli Interni? Guarda, nel 90% dei casi sì, è sempre il Ministero degli Interni, perché l'autorizzazione viene rilasciata sempre da autorità di polizia, no? E quindi di conseguenza, perlomeno per il nostro ordinamento, ma c'è molta similitudine su questi principi, soprattutto a livello europeo, nel momento in cui un'autorizzazione viene lasciata dall'autorità di polizia è assoggettata allo stesso controllo dalla stessa autorità. Quindi la maggior parte sono sicuramente
diciamo, equiparabili alle autorizzazioni polizia nostra e quindi di competenza del Ministero degli Interni. Il vero problema è che l'attività dell'investigatore viene considerata, e devo dire con onestà, da alcuni punti di vista è anche condivisibile, viene considerata un'autorizzazione di polizia perché sono quelle attività che hanno un forte impatto sull'ordine, sulla sicurezza pubblica e sulla pubblica fede. Questo è il grande, diciamo, contenitore delle autorizzazioni di polizia, per cui devono essere rilasciate dall'autorità di polizia e vigilate. Chiaramente non si può, ripeto, anche se a me, anch'io sono totalmente d'accordo con te, sta stretta l'autorizzazione di polizia e il controllo della polizia amministrativa in attività dell'investigazione, però bisogna anche riconoscere che l'attività investigativa nella parte operativa, pedinamenti, appostamenti, eccetera, è un'attività che può, diciamo, in qualche modo arrecare un turbamento all'ordine e sicurezza pubblica, e quindi sicuramente un deve essere soggettato a un'autorizzazione di polizia e da questi vigilata. E poi che questa attività, diciamo, di adempimenti richieste all'investigatore, di vigilanza da parte dell'autorità di polizia sia eccessiva in Italia, io ne sono assolutamente convinto. Però la vera discrimine, giustamente come hai detto tu, non è tanto l'investigazione, è proprio è il comparto dell'investigazione penale all'interno dell'investigazione, no? Che deve avere una sua autonomia, deve per forza prescindere in qualche modo dal controllo dell'autorità amministrativa, anche perché è una discrasia, no? Cioè, nel senso, avremmo il controllore, il controllante e il controllato che hanno una conflittualità di base. C'è, no? Una conflittualità, io sono d'accordo. E quindi lì è il vero problema, tant'è vero che poi, se vuoi, ne parliamo dopo, quando mi dici tu, quando vedremo più, diciamo, nel dettaglio l'autorizzazione alle indagini difensive, che ripeto è una specificità all'interno della licenza del 134, si ci aspettava, soprattutto con la riforma del 2000, che questa specificità venisse demandata a un ministero diverso oppure sottratta comunque all'organo di polizia. Invece l'articolo 222, come vedremo al primo comma, la demanda il rilascio dell'autorizzazione al prefetto, lo riporta indietro ancora lì. Beh, rispetto, creando una serie di problematiche. È vero, però all'origine il 222 diceva fino alla riforma, fino alla norma, esatto. Ecco, quindi era un articolo, come dire, transitorio. E poi invece diventa in Italia tutto quello che è transitorio, esatto, diventa definitivo. È definitivo, assolutamente. E il vero problema è lì, doveva essere transitorio, ma di fatto non lo è e secondo me non lo sarà ancora per tanti anni. Sì, sì, certo, è così, Piero, hai ragione, quindi qualcosa si sta muovendo, diciamo, anche perché, insomma, c'è il settore, il fenomeno giustizia, il problema giustizia in Italia richiede sicuramente una certa attenzione da parte di tutti. Oggi, certo. Oggi in modo particolare la giustizia è sotto i riflettori per una serie di scandali che non occorre che io te li stia o che li stia, come certo, dire, a enumerare, a cominciare al caso Palamara, alla loggia Ungheria e tante altre. Quindi situazioni piuttosto delicate per quanto riguardano la giustizia italiana, che è un organo molto, è uno dei tre organi fondamentali dello Stato. Però, ecco, diciamo, una giustizia. Ora, nel discorso giustizia ci volevo entrare, però volevo arrivarci, come dire, con i tempi e con i termini giusti. L'investigatore, certo. Ecco, l'investigatore, diciamo, che è regolamentato ancora oggi dall'articolo 134, fino alla riforma alla quale tu hai partecipato attivamente, tu hai esteso addirittura un disegno che poi è stato, come dire, valutato insieme, tu hai fatto parte della commissione, o sbaglio, Piero? Sì, sono stato 7 anni nella commissione consultiva centrale presso il Ministero degli Interni, sì. Quindi è importante. Quindi, sentite, signori, stiamo parlando con una persona, proprio il cardine principale nel bene e nel male, Piero, perché, insomma, oggi a te di no, scherzo, magari. No, ma io capisco. Poi, ripeto, bisognerebbe analizzare quello che è stato fatto con
con quale strumento avevamo, perché tu, per raggiungere dei risultati, tu devi vedere anche con quale strumento tu devi raggiungere. Lo strumento del decreto ministeriale è uno strumento molto smussato, lì dobbiamo fare un DM per la gerarchia delle fonti all'ultimo posto, quindi ha un valore di regolamento, quindi non poteva essere certo in contrasto o andare a modificare una norma di rango superiore, non poteva certo modificare il TULPS, che è una legge. Questo è importante. Era un problema di strumento, lo strumento era molto debole, cioè non potevamo più di tanto, con quel po' piccolo strumento che avevamo abbiamo cercato di migliorare quello che potevano essere una condizione problematica per l'investigatore, però lo strumento era piccolo, il decreto ministeriale più di tanto può solo regolamentare qualcosa che c'è già, non può creare nuovi soggetti giuridici o nuovi presupposti, no? Quindi è lì il vero problema. È vero. Allora arriviamoci, appunto, ci stiamo veramente avvicinando, incanalando. Quindi 1231, l'articolo 134 riguardava le attività di investigazione private, le guardie giurate, poi c'era l'articolo, questo era famigerato, l'articolo 139. Famigerato per certi aspetti, ma interessante per altri. Che diceva l'articolo 139? Lo leggo, se riesco a vedere qualcosa, perché qui abbiamo in studio, sì, abbiamo una luce molto limitata. Dunque, gli uffici di vigilanza e investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Questo articolo, perché vi ho letto questo articolo tralasciando altri articoli che secondo me sarebbero importanti e interessanti leggere? Perché questo articolo è stato, per certi aspetti, come dire, ed è stato giustamente poi discusso in sede, diciamo, di codice di procedura penale, perché avrebbe veramente, abbiamo parlato di un urto tra attività, quindi di commistioni tra attività o di, come dire, di mancata dell'esercizio, della libertà dell'esercizio di alcune attività legate all'ambito delle investigazioni, soprattutto quelle penali. Questo, Piero, spiegalo due minuti così e poi entriamo nel dettaglio. Allora, questo articolo sostanzialmente si divide in due, emana due fattispecie di precetti. Uno, la prima parte sostanzialmente assoggetta l'istituto, quindi l'istituto di vigilanza e le agenzie investigative alla disponibilità dell'autorità pubblica sicurezza. Cosa vuol dire? Che l'autorità di pubblica sicurezza può, per necessità di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, impartire degli ordini al quale l'istituto, l'organizzazione, quindi deve assolutamente attendere. La seconda parte, impone che le guardie particolari giurate per gli istituti, gli investigatori, i collaboratori investigativi per le investigative, a richiesta degli ufficiali, agenti, polizia digitale, pubblica e sicurezza, devono prestare la propria opera. Vuol dire è in strada, faccio l'esempio banalissimo, in strada c'è un investigatore che sta lavorando o una guardia giurata, che magari è l'esempio più immediato, davanti alla banca, arriva la pattuglia della polizia per un'emergenza e dice alla guardia giurata: guarda, devi bloccarmi questa strada, se vedi una macchina rossa fermala, eccetera, e la guardia giurata o il collaboratore investigativo o l'investigatore privato deve adempiere a questa richiesta nell'immediatezza, fatta quindi dagli agenti ufficiali in base al grado di polizia di dare pubblica sicurezza. Quindi questa norma del 139 vuole sostanzialmente, ritiene sostanzialmente che, essendoci due istituti disciplinati dall'autorizzazione di polizia sotto la vigila attenzione dell'autorità di pubblica sicurezza, debbano anche essere in qualche modo ausiliari, anche se il termine magari improprio, nel momento di necessità loro devono poterne disporre. Questo da un lato è un articolo che in qualche modo, non so come dire, qualifica l'investigatore, la guardia giurata, su un piano differente dal normale cittadino, perché noi ricordiamoci che anche il normale cittadino davanti a una richiesta dell'autorità deve adempiere, ma aver fatto un articolo specifico nel TUTS in qualche modo riconosce a questi soggetti destinatari dell'articolo in qualche modo una condizione di
in determinate situazioni di maggior potere, un termine assolutamente improprio, di maggior vicinanza alla figura istituzionale, no? E da un altro lato, come giustamente accenni tu, crea una, non tanto nell'attività di vigilanza non crea dei problemi, ma l'attività investigativa li può creare, perché possono essere assolutamente contrapposti a quello che è il dovere dell'investigatore rispetto all'indagine e rispetto al committente dell'indagine soprattutto, no? Che magari può essere, ricrea questo, tant'è vero che come tu sai, nel 222 si è affrontato questa cosa e lo deroga, il 134 non si applica alle indagini predifensive, esatto, proprio perché lì avrebbe creato in maniera evidente questa discrasia, perché anche soprattutto quando parlano di polizia giudiziaria vuol dire che nelle indagini predifensive, anche se è un termine brutto, ma è la controparte, tra virgolette, non sempre, comunque è qualcosa di che si contrappone, sarebbe assurdo ricondurre poi a sottomettere in qualche modo al volere dell'ufficiale agente di PC l'investigatore penale che svolge un'attività che spesso, non sempre, ma spesso potrebbe essere anche in contrasto con la stessa polizia giudiziaria. Quindi lì il legislatore, bontà sua, è intervenuto quando nel 222 dice è derogato l'articolo 139, esatto, quindi non si applica nell'investigatore privato autorizzato. Dico autorizzato perché il distinguo sta proprio nella terminologia, no? Oggi è ben chiaro, quando si parla di investigatore privato si parla bonito della sola 134, quando si dice autorizzato vuol dire che oltre alla licenza del 134 ha l'autorizzazione del 222 per svolgere le indagini penali difensive. Tant'è vero che in tutti gli articoli, quelli del libro sesto bis, del titolo sesto bis, quindi delle indagini penali difensive, ogni volta che parla dell'investigatore, parla dell'investigatore privato autorizzato. Quello autorizzato sta a indicare che ha anche l'estensione alle indagini difensive rilasciate dal prefetto. Perfetto, sì, scusa bisticcio, perfetto, perfetto. Sì, allora, dunque, arriviamo veramente a cosa è successo nell'89, è entrato questo codice di procedura penale e finalmente all'interno di questo del codice, che poi ha avuto delle modifiche, strada facendo, è entrato a pieno titolo, sono entrate a pieno titolo le attività dell'investigatore privato. All'epoca erano regolamentate dall'articolo 222 del codice di procedura penale. E giustamente il nostro caro collega Provenzano ha detto: dice, beh, se per fortuna il legislatore ha tenuto conto di questa situazione legata al testo unico, perché se sarebbe stato veramente impossibile lavorare nelle indagini difensive dovendo attuare quello che riguarda l'articolo 139. Perché? Perché le attività si svolgono, come dire, si dovrebbero svolgere in estrema distinzione tra accusa e difesa. Quindi l'accusa con la polizia giudiziaria compie tutti quegli atti che riguardano, che interessano al pubblico ministero. E naturalmente la difesa ha a disposizione quello dell'investigatore, però essendo che sono atti segreti per entrambi, che poi devono essere, come dire, presentati al giudice terzo, tutte cose che poi in realtà abbiamo un po' all'italiano, abbiamo un po' cambiato, vabbè, insomma, quindi non deve essere applicato l'articolo 139, anche se io devo dire la verità, io personalmente mi sono trovato, come dire, una situazione piuttosto antipatica. Diciamo, nelle indagini del mostro di Firenze, quando io ero consulente della difesa e dei cosiddetti compagni di merenda, caro Piero, svelo un piccolo segreto, così tanto non ci sente nessuno. Sì. Quindi che succede? Che io vado a destra manca, a giro a fare domande, a chiedere per avere, come dire, quegli elementi necessari da portare poi in seguito nel processo, e mi sono portato dietro un mio collaboratore. Ora tieni presente che io avevo, come dire, garantie riguardanti l'articolo 222 del vecchio codice di procedura penale, quindi l'articolo 139 non poteva essere, come dire, richiamato. Il mio collaboratore no.
Allora, cosa hanno fatto? Cosa ha fatto la questura? Per sapere cosa stavo facendo io, non potendo interrogare me perché la legge non lo consentiva, ha interrogato il mio collaboratore. Ecco qua. Ecco. E allora ci siamo ritrovati in una situazione piuttosto paradossale, caro Piero. È pazzesco. E sono piccole scamotage utilizzate nell'ambito difensivo. Tant'è vero che adesso mi porto soltanto chi ha la licenza ai sensi del 134, quindi autorizzato a fare indagini difensive. Quindi vado in giro non più col collaboratore, ma vado in giro con un altro collega. Quindi se devo fare. Purtroppo è così. Ecco. È pazzesco. Allora arriva questo 222, arriva il codice e quindi finalmente gli investigatori entrano. E perché, Piero, dico che bisognerebbe separare le attività che sono giusti? Per carità, io sono tutte attività sacrosante, quelle della vigilanza, gli steward, gli stadio o chi fa i servizi davanti, dico a Media World, sono tutte attività nobilissime, importanti, però sarebbe stato opportuno separare le attività di investigazione. Bene, quindi poi diciamo il codice subirà successivamente altre modifiche con maggiori come poterlo definire maggiori sistemazioni per quanto riguarda le attività investigative e le indagini difensive. Però hai detto bene te Piero, nel 2010 correggimi se sbaglio, normativa sugli investigatori, e quindi cambio radicale, come un volo pindarico. Altra situazione. Che succede nel 2009-2010, Piero? Sì, ma come dicevo prima, la riforma vera e propria, ripeto, parte dal 2008 a seguito appunto della sentenza del giudice europeo del 2007. Allora la riforma viene fatta in maniera graduale, viene appunto prima modificata la legge necessariamente, e col decreto legislativo 58 viene modificato l'articolo, viene soprattutto inserito l'articolo 134 bis, che è quello che serviva per ricondurre la normativa ai principi di libero stabilimento. Cioè il problema cos'era tra diciamo le eccezioni fatte dal giudice europeo? Che la nostra normativa parlava ancora della licenza con competenza provinciale, quindi con un limite territoriale addirittura di provincia in provincia, quando già le direttive europee parlavano che la prestazione poteva essere svolta in tutta la comunità europea, quindi principio libero stabilimento. Quindi prima modifica il decreto legislativo, modifica il TUG, alcune norme, ma soprattutto inserisce il 134 bis, che praticamente disciplina la possibilità di istituti di vigilanza e di investigazioni all'interno della comunità europea di poter svolgere le stesse attività, cioè dove le vengono riconosciuti quei requisiti che hanno già assunto nel proprio Stato. Mi spiego meglio: se un istituto di vigilanza e di investigazione francese vuole aprire una sede in Italia, si munirà del prefetto di competenza della licenza, ma il prefetto con 134 bis dovrà tenere in considerazione ciò che lui ha già assunto nel proprio Stato membro della comunità europea. Quindi prima modifica è il PULS col decreto legislativo 58. Poi a cascata viene modificato il regolamento di attuazione col DPR 153 dell'agosto 2008, si modifica il regolamento di attuazione e qui già si tenta, c'è un primo approccio nel, oltre a sistemare una serie di incongruenze, di un po', diciamo, dividere dei processi di attuazione quello che è la figura dell'investigatore dalla figura dell'istituto vigilante. Tanto è vero che viene inserito il 257 bis, che dove il 257 dice quali sono i presupposti per ottenere la licenza di vigilanza, il 257 bis disciplina sostanzialmente la licenza dell'investigatore. In quell'intervento normativo con il DPR 153 vengono previsti viene prevista l'emanazione di 4 decreti ministeriali. Quali decreti ministeriali? 2 riguardano le vigilanze, quindi su questo sorvolo, e altri 2 riguardano le investigazioni. Cioè il regolamento al TUS dice che con apposito decreto ministeriale il Ministro degli Interni individuerà i nuovi requisiti minimo professionale di capacità tecnica degli investigatori e definirà i confini di applicazione dell'attività investigativa. Questo decreto poi si trasforma e si concretizza nel decreto ministeriale 269 del 2010, dove appunto vengono, diciamo, ridisegnati
i requisiti, e qui devo essere sincero, no? non dico con, per autocelebrazione, però è stato un passaggio molto importante, non solo mio, della categoria, dell'associazione, perché si sono definiti dei requisiti minimo professionali molto importanti. Si è alzata l'asticella, perché dall'entrata in vigore del DM il requisito minimo professionale è una laurea triennale di diritto giuridico, quindi siamo passati dal requisito di saper leggere e scrivere, che era il vecchio requisito per l'investigatore, a una laurea triennale di diritto giuridico. Quindi questo secondo me è stato un passaggio importante che magari i frutti li darà ancora tra 10 anni, quando entreranno nuovi giovani, tutti laureati, quindi con un approccio magari diverso. E in quel decreto, il 269, si è stabilito appunto il requisito minimo professionale, che era laurea, poi 3 anni aver svolto attività operativa per almeno 3 anni, il rapporto di costante di subordinazione con un investigatore che sia almeno licenziato da 5 anni, quindi che abbia lui prima di tutto un'esperienza da poter trasferire a un giovane aspirante, quindi 3 anni di dipendenza in attività operativa in studio di vigilanza, e il terzo requisito, aver partecipato a un corso di perfezionamento universitario in scienze dell'investigazione e delle informazioni. Questi sono i 3 nuovi requisiti che incidono fortemente, secondo me, e previsti nel 269, con quello che è e sarà soprattutto il futuro dell'investigatore. Nello stesso decreto si è dovuto necessariamente, con molta fatica, l'amico caro fraterno e collega allora avvocato Gobbi, che eravamo i due preposti a predisporre questa bozza, abbiamo fatto le notti insonne, perché ci veniva richiesto dalla commissione plenaria che noi elencassimo le attività che può fare l'investigatore. Questo era molto pericoloso, perché diventava una norma di chiusura. Quello che non, qualora avessimo elencato in maniera specifica tutte le attività e ci fossimo dimenticati di una, oppure successivamente il mercato o la realtà moderna ne prevedeva una, non sarebbe poi stata possibile svolgere, certo. Perché diventava una norma di chiusura, quindi era un pericolo enorme. Quindi io da questo abbiamo trovato una mediazione e abbiamo detto: no, non vi facciamo un elenco delle attività, creiamo delle macro aree, e all'interno delle macro aree c'è tutto. E in queste macro aree sono state create queste 6 macro aree, che sono appunto le indagini in ambito privato, le indagini in ambito aziendale, e le indagini in ambito assicurativo, che è una specificità ormai consolidata del mondo delle investigazioni private, le indagini cosiddette commerciali, che è quelle che una volta venivano impropriamente dette antitaccheggio, quindi quelle attività che vengono svolte all'interno della grande distribuzione con la finalità di capire le cause che determinano gli ammanchi inventariali, quindi cosiddette indagini commerciali. Poi la macro area 5, che era le indagini penali difensive, che necessariamente abbiamo dovuto prevedere nel 184, proprio perché il 222 delle norme di attuazione CPP demanda al prefetto l'autorizzazione all'investigatore, quindi la macro area 5, che sono indagini penali difensive. E poi si è creata una macro area a 6, che è quella delle leggi speciali o decreti ministeriali, dove viene l'impiego di persone presso il committente, che sostanzialmente sono leggi speciali nell'ambito della sicurezza complementare, che oggi a quella macro area sono 2 le norme di riferimento sostanzialmente: gli steward negli stadi, la legge del 2007, e la legge del 2009, che gli addetti ai servizi di controllo nell'attività di intrattenimento e spettacolo. Questa macro area si è dovuta creare all'interno del 184, pur stonando, come giustamente dicevi tu, no? Perché l'investigazione poi si va a sovrapporre alla sicurezza, però purtroppo fin quando la normativa che disciplina il 134 non potevamo non prevederlo, anche perché le norme 2007, la norma del 2009, appunto Stewart e addetti al controllo, nel suo preambolo, quando parlano dell'ambito di applicazione della norma, dice si applica agli istituti di cui è il 134. E quindi necessariamente cascavano dentro anche le investigazioni, non distingueva quale delle 134. E quindi in questo DM si sono previste queste macro aree, dove nello stesso DM si accenna a cosa sono per ogni singola macro area, ma non si è fatta una norma di chiusura, perché vi era il rischio di dimenticare fuori qualcosa, e quindi poi quell'attività sarebbe stata non lecita rispetto all'autorizzazione. E quindi il DM 269 ha
in qualche modo, secondo me, io ripeto, pur accettando le critiche da un punto di vista così, di qualcosa di una visione più ampia, ma se mi devo trovare delle attenuanti è che lo strumento del decreto ministeriale è quello, vuol dire, il DM non è che potevo mettere in discussione il TUPS con un DM, cioè è un decreto delegato, cioè è la delega, certo. È la norma che dice quel DM cosa deve trattare, ha un valore di regolamento, non è che ti dà una carta bianca riforma di investigazioni, ti dice fammi un decreto e dimmi quali sono i requisiti e dimmi quali sono gli ambiti dell'investigazione, non ti permette di rivoluzionare l'apparato normativo. No, la norma è quella, come dire. Capisci che lì devi all'interno di quello, e all'interno di quello abbiamo cercato di risolvere anche problemi seri, perché noi non ci dimentichiamo che è il primo atto, il decreto ministeriale, l'unico atto normativo dove si parla dei collaboratori in cariche elementari, che sembra una banalità. Mm-hmm. Ma è stato una soluzione di un problema serio, perché nel momento in cui stavamo predisponendo il DM269, purtroppo è uscita una sentenza di Cassazione, no? Mm-hmm. Lapidaria, mai sbugiardata e quindi tuttora in vigore, che condannava in via definitiva due collaboratori investigativi e in concorso di reato il titolare di licenza, perché avevano svolto attività investigative per un'agenzia, pur essendo comunicati regolarmente ai sensi del 259 alla prefettura di competenza, ma in abuso dell'esercizio, in abuso in assenza della licenza. Perché qual è il vero problema che lì abbiamo dovuto affrontare? Cosa diceva questa sentenza di Cassazione, che dal punto di vista tecnico poteva essere anche condivisibile? Le autorizzazioni di polizia hanno delle peculiarità e la nostra licenza è un'autorizzazione di polizia. L'articolo 8 prevede che sono personali e che non possono essere date rappresentanza, a meno che la legge non lo preveda. Nel nostro caso la legge non lo prevede. Questo cosa significa? Che se io sono autorizzato con autorizzazione di polizia a svolgere investigazioni, sono io autorizzato. Io non ho potere di delega, non posso dire fai tu l'investigazione per me. Paradossalmente è come, e dal punto di vista giuridico la nostra licenza è posta sullo stesso piano, è come se io avessi, magari faccio questo esempio che è più immediato, il porto d'armi per difesa personale è un'autorizzazione di polizia che soggiace allo stesso articolo 8, se io ho il porto d'armi per difesa personale sono io autorizzato a portare l'arma, non potrò mai dire a un altro tieni la pistola, portala per me. Quindi cosa vuol dire? Che qualora io facessi una cosa del genere, lui risponderebbe di porto abusivo d'armi e io di concorso al reato, perché certo. Sono nei sensi del 110 colui che l'ha permesso il reato. Qui avveniva la stessa cosa, per cui la Cassazione ha confermato la condanna. Tu, investigatore privato, hai un'autorizzazione di polizia con titolo personale, l'investigazione la fai tu. Se la delega a un altro soggetto, è tanto quanto dire porta la pistola per me, tu non hai questo potere di trasferire quello che ti è stato, diciamo, autorizzato in sede di licenza. E quindi noi in quel momento ci siamo trovati con questa sentenza che ci tagliava le gambe, perché era un problema veramente serio. Perché? Perché i nostri collaboratori non sono anche loro titolari di un'autorizzazione di polizia, cosa che ad esempio non c'è nel mondo della vigilanza, perché il mondo della vigilanza ha l'autorizzazione in capo al titolare, ma le guardie giurate hanno un decreto, che è un'autorizzazione di polizia, che è il decreto di GPG. Quindi non c'era questo parallelismo nelle investigazioni. E quindi cosa abbiamo detto? L'unico modo in questo momento, avendo questo strumento del DM269, è parlare del collaboratore e in qualche modo dargli una connotazione giuridica, che non potevamo prevedere con quello strumento che lui venisse decretato, perché ripeto, il decreto ministeriale non può creare nuovi soggetti giuridici, ma già parlandone e poi riconducendolo chiaramente all'obbligo di comunicarlo alla prefettura e individuando anche lui l'obbligo di avere un requisito, che è quello dell'articolo 11, non aver riportato condanne per delitti non colposi e quant'altro, essere buona condotta morale, in qualche modo lo abbiamo legittimato e lì abbiamo chiuso il cerchio, perché quella sentenza era devastante da quel momento in avanti, vuol dire che tutti gli investigatori che usavano un collaboratore sarebbero stati denunciati, per il collaboratore per esercizio abusivo e il titolare per concorso nel reato. Quindi in quel momento quello era lo strumento e abbiamo buttato dentro, ecco, abbiamo cercato di sanare tanti piccoli problemi che magari da fuori ora io volevo, non si accorgeva la gente. Io volevo alzare, come dire, un po' l'asticella, sì. Anche un po' provocatoriamente, ma dal momento in cui il prefetto
fatto dal nulla osta al collaboratore. Lo vogliamo interpretare? Cosa, ecco, diciamo, quel nulla osta, dal momento in cui vuole, naturalmente, perfetto, ha, come dire, la, l'investitore ha l'obbligo di comunicare i propri collaboratori, ma da quel momento in cui il prefetto dà nulla osta, lo vogliamo interpretare come un atto, come dire, una presa visione, oppure una licenza, non la licenza, un'autorizzazione, perché nulla osta si autorizza l'utilizzo del, questo dal punto di vista, diciamo, è un, normativo, lo vedo, capisco. Ecco, sì, non capisco quello che vuoi dire, però purtroppo tecnicamente è un po' più complessa la cosa, perché il 259 del regolamento ATUS, che prevede la comunicazione dei collaboratori, è proprio lì che fa il distinguo, quando dice comunicare i collaboratori, non dice che devono essere preventivamente autorizzati, no? Perché se avesse detto preventivamente autorizzati, vuol dire che il prefetto poi emana un decreto di autorizzazione. Invece la comunicazione si differenzia proprio in questo, che l'investigatore, il titolare dell'agenzia, assolve al proprio adempimento semplicemente comunicando. La prefettura della comunicazione ne fa quello che vuole, cioè se lo ritiene, lo fanno loro chiaramente, fa degli accertamenti per vedere se ci sono condizioni di incompatibilità, ma non emette un decreto autorizzatorio. Quindi lei dà, cioè, il 95% delle prefetture, perché poi ogni prefettura ha un modo di operare personale, alla comunicazione del collaboratore non manda una seconda comunicazione, dice sì, lui può operare, tace. Qualora emergesse un'incompatibilità tra quel collaboratore e l'istituto, dice all'agenzia che quel collaboratore non può, è incompatibile con questo tipo di attività. Sì, infatti è cambiato. Però non fa un decreto autorizzatorio. Sì, e infatti ora è cambiato, è vero Piero, hai ragione. Infatti io ricordo da i miei primi collaboratori ai collaboratori attuali, i miei primi collaboratori addirittura la prefettura, il prefetto emanava proprio, era quasi un decreto. Oggi invece ne prende atto e fine. Esatto. Se c'è qualcosa di ostativo ti comunica, non lo puoi esatto, utilizzare, è così. Quindi sì, diciamo, da questo punto di vista è molto, attenzione, io parlo con la gente che ci sta ascoltando, i giovani, quindi i non esperti del settore, sono grossi problemi, non sono piccoli problemi, e siccome molti vorrebbero fare gli investigatori, caro Piero, sai, l'investigatore, no? È affascinante, no? Solitamente pieno di donne, fuma, bello. Io non fumo, non sono bello e non sono pieno di donne, quindi... Io uguale a te, anzi ancora peggio, quindi sfatiamo questo mito. Sfatiamo questo mito. Però vabbè, vogliono fare. Avete sentito, Provenzano, di una preparazione incredibile. Avete sentito quali sono i requisiti che oggi bisogna avere per fare l'investigatore? Quindi sono, per iniziare a fare l'investigatore bisogna essere, Piero, ricordiamoli a questi ragazzi che è importante, perché a me me lo chiedono, mi chiedono spesso come posso aprire, come posso fare l'investigatore. Piero, ci stiamo veramente avvicinando alla chiusura, quindi in due battute rapidissime. Sì, i requisiti, scusami, vuoi che ripeto i requisiti? Perdonami, Davide, che non ho... Sì, avevo chiesto i requisiti. Ne hai parlato diffusamente prima, però sì, così, per, come dire, rapidità iuvant. È fondamentale, sì. Guarda, per essere un collaboratore di un'agenzia investigativa, quindi lavorare nelle dipendenze per un investigatore, l'unico requisito richiesto è quello previsto dall'articolo 11, cioè non aver riportato condanne per delitti non colposi, non aver avuto misure di prevenzione ed essere di buona condotta morale. Mentre per diventare titolare di un istituto, quindi essere l'investigatore autorizzato dalla licenza, il requisito prevede una laurea almeno triennale di indirizzo giuridico, il DM elenca quali sono scienze delle investigazioni, giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, quindi laurea triennale di indirizzo giuridico. Aver svolto 3 anni attività in costante di rapporto con un istituto di investigazioni, svolgendo attività operativa
dove il titolare sia licenziato almeno da 5 anni, sia titolare almeno di 5 anni di licenza, e l'ultimo requisito obbligatorio, aver partecipato a un corso di perfezionamento universitario in scienze dell'investigazione e delle informazioni. La presenza di questi tre requisiti è requisito per presentare l'istanza di ottenimento, non per ottenere la licenza, per la presentazione, in sede di presentazione dell'istanza deve avere questi requisiti, che sembra una banalità ma c'è una differenza sostanziale. E questi sono i tre requisiti. Poi nel momento in cui la persona diventa titolare di licenza, il nostro ordinamento prevede che la licenza sia abbinata a un ufficio, quindi necessariamente quella persona dovrà anche indicare dove vorrà svolgere l'attività, indicare quale sarà l'ufficio, perché gli uffici poi sono, altra cosa, anomalia solo italiana, gli uffici sono soggetti al controllo preventivo, autorizzazione preventiva della polizia amministrativa. Qui Piero potremmo aprire un argomento che richiederebbe una trasmissione tre giorni esatto. Forse e quindi veramente facciamolo scivolare così lasciamo così, perché appunto è molto complessa questa cosa qui. Diciamo in ultimissima battuta, davvero in ultimissima, così se vogliamo spendere, come dire, un'idea, quindi l'investigatore privato oggi finalmente, al di là delle classiche indagini che abbiamo detto prima, quelle sul diritto familiare, le famose corna, perché di questo parliamo, o il controllo dei figli, o quindi l'investigatore privato finalmente lavora, può entrare e lavora nell'ambito delle indagini difensive penali, fa delle investigazioni. Quindi c'è un settore, Piero, vorrei soltanto che tu lo accennassi appena appena, perché veramente i criminologi, l'investigatore e i criminologi, il rapporto fra le due professioni. Qui è un punto veramente molto molto delicato, dove il confine è veramente labile e dove forse in questa cosa qui una verità assoluta forse non c'è. Qual è, secondo me, io do un mio modestissimo parere, che ripeto è il mio parere perché purtroppo non c'è una norma in maniera stretta e neanche una giurisprudenza che abbia mai tracciato un solco chiaro. Guarda, secondo me tutto si risolve nella frase del 134, cioè la raccolta di informazioni, se l'istanza del committente raccogli per me queste informazioni, la raccolta di informazioni è una prerogativa dell'investigatore privato punito 134, perché, ripeto, dice è fatto divieto senza licenza del prefetto svolgere investigazioni, accertamenti o raccogliere informazioni per conti privati. Quindi se l'attività è una mera raccolta di informazioni, investigazioni, quindi raccolta anche l'investigazione, anche il pedinamento, qualsiasi atto investigativo è finalizzato a raccogliere informazioni e a dare l'informazione, è una prerogativa dell'investigatore. Il criminologo ha un approccio completamente diverso e più ampio, secondo me. La sua funzione non è di raccogliere informazioni, ma soprattutto di analizzarle, soprattutto di dare, diciamo, a questa informazione poi una connotazione, di metterle insieme, di studiarle, di assemblarle, di farle trovare un risultato. Quindi richiede una professionalità ancora diversa rispetto a esatto, ma la raccolta che la me, che, la raccolta, Piero, la raccolta non può essere svolta dal criminologo, la raccolta dell'investigatore. Però ecco, ora chiaramente qualche criminologo storcerà il naso, vabbè, ma insomma questo è normale, qualche piccola provocazione era necessaria doverla fare, perché insomma è indispensabile nelle nostre trasmissioni. Piero, il tempo è tiranno, siamo veramente arrivati lunghi, come disse il comandante del 19 sulla pista e quindi che dirti, Piero, ti rimandiamo una prossima puntata con Piero Provenzano. Voi avete sentito con quale preparazione, con quale, ma una persona veramente simpatica come persona, ma veramente spiega la materia così complicata in una maniera così semplice che è piacevole ascoltarlo. Piero, quindi io rimando ai
prossimamente un'altra puntata. Che dirti? Ti ringrazio davvero di cuore di essere stato qui con noi a Radio Caffè Criminale. L'argomento è lungo, veramente ampio, però ne parleremo ancora. Piero, grazie ancora. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Complimenti veramente per l'iniziativa, la trasmissione, la tua capacità di condurla. Tutto veramente molto bello e interessante. Complimenti veramente, ce n'è tanto bisogno. Ti ringrazio. Grazie Piero. A tutti. A presto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Avete ascoltato Giallo Criminale, la diretta radiofonica di Radio Caffè Criminale, prodotto ed ideato dalla Falco Investigazioni. Tutte le puntate di Giallo Criminale su www.radiocaffecriminale.it oppure sul canale YouTube di Radio Caffè Criminale. Vi auguriamo buon proseguimento di serata.